Mi sono arrivati più insulti nei minuti successivi alle 7:30 che in tutta la mia vita. Mi hanno scritto di ogni per colpa di Massimo Mazzucco, che è in diretta con noi. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Perché ti avevo presentato con un favore, con un affetto. C'è il mio Massimo, c'è il mio Mazzucco. Ma dove sta? Perché non lo sentiamo? Perché dica impegnato, però promessa. Ad ogni promessa è un debito, eccolo qui, davvero di cuore Massimo, ti porto i saluti di tantissime persone che ti ammirano, che ti apprezzano e ovviamente il mio saluto è intriso anche di un affetto immutabile. Come stai innanzitutto? Bene, grazie, tutto bene per ora. Sì. I poteri forti ti hanno definito il capo dei complottisti, un generale a capo di un esercito che crea terrorismo psicologico. A tutte queste accuse non fai che rispondere sistematicamente ormai da anni in modo assolutamente inconfutabile con prove, documenti e riscontri. Tra qualche giorno, tra l'altro, proprio ricorre il decennale degli attentati al World Trade Center e molti amici che hanno acquistato il tuo inganno globale si ritroveranno per rivedere quel film. A distanza davvero di 10 anni, Massimo, ci sono elementi nuovi? È ancora così viva la vicenda nell'immaginario degli Stati Uniti e soprattutto degli americani? Beh, ci sono elementi nuovi sul punto di vista, diciamo, della lotta che noi stiamo conducendo da anni, quello che ormai si chiama universalmente il 9/11 Truth Movement, cioè il movimento per la verità sull'11 settembre, ha acquistato delle dimensioni inaspettate, impensabili fino a 3-4 anni fa. Sono nate associazioni, c'è l'Associazione dei Pompieri per la Verità sull'11 settembre, l'Associazione dei Medici per la Verità sull'11 settembre, i politici internazionali per la verità sull'11 settembre. Fra l'altro fa parte di questa associazione anche il giudice Ferdinando Imposimato, presidente onorario della nostra Corte di Cassazione, che ha sposato da tempo la causa del movimento. E da questo punto di vista ci sono stati, certo, ci sono stati dei grossissimi movimenti. Ci sarà a Toronto adesso, proprio nei giorni dall'8 all'11 di settembre, ci saranno quello che chiamano una specie di un panel, cioè una specie di tribunale, anche se non emetterà una sentenza ovviamente, dove tutti i ricercatori che hanno contribuito in questi anni a cercare di far emergere la verità sull'11 settembre porteranno le loro testimonianze. E queste testimonianze verranno presentate a una vera e propria giuria che le riceverà con gli stessi esatti criteri di un tribunale internazionale, e farà parte appunto anche Ferdinando Imposimato di questa giuria. E come ho detto già, non ci sarà un giudizio, cioè non ci sarà una sentenza, ma verrà valutata in modo più oggettivo possibile la validità delle accuse che noi stiamo portando da tempo. Certo, questo è sicuramente un momento molto importante, perché da una parte c'è una tendenza da parte di coloro che vorrebbero mettersi alle spalle questo problema e non sentirne più parlare, di svoltare l'angolo del decennale e poi, come dire, seppellirlo nella storia, perché dopo 10 anni psicologicamente una cosa diventa in un certo senso superata. Dall'altra c'è questa grandissima voglia del movimento che si sta agitando in mille direzioni, perché invece appunto non abbiamo nessuna intenzione di lasciar passare questa cosa così com'è, perché siamo convinti che sia troppo importante che venga fatta luce su quello che è successo l'11 settembre davvero, sui veri motivi che c'erano dietro, perché come stiamo vedendo ormai tutto quello che accade nel mondo negli ultimi 10 anni dipende in gran parte da come sarebbero andati gli attentati quel giorno, quindi è importantissimo chiarire bene cosa è successo. Ecco. Certo, era famoso negli Stati Uniti, coglieva il favore soprattutto emotivo del grande pubblico internazionale questo ragazzo di nome Barack Obama. E Massimo Mazzucco, io gli chiesi: Massimo, che ne pensi? E ricordo ancora la risposta: dicesti, amico mio, se è pronto per fare il presidente degli Stati Uniti è uno che può fare di tutto, nel bene e nel male. I fatti ti stanno dando ragione anche da quella parte, insomma, la buffonata della morte di Bin Laden, la storia di Abbottabad è clamorosa. Tra l'altro c'è stata un'aggiunta che forse non tutti sanno, cioè non tutti hanno fatto il collegamento. Ma quanto appunto è parsa una messa in scena, chiaramente quella uccisione che non c'è stata, anche perché sappiamo tutti bene, chi è ben informato sa benissimo che il vero Bin Laden è morto nel dicembre del 2001,
I presunti, i famosi Marines o Navy SEALs che erano, morti, che avrebbero certo. fatto questa azione, buona parte di loro sono purtroppo morti nel più grave incidente, diciamo, di guerra in elicottero, per cui non avremo neanche, come dire, la possibilità un giorno di sentirci raccontare da loro se era vero o no, ecco, mettiamola così. E quindi è iniziato con una grande bugia ed è finito in una grande messa in scena il tutto. Non poteva che essere altrimenti. Come fai a questo punto qua? Se è vero, come sostengono molti, che è vero Bin Laden era già morto, come fai a questo punto a far finta di cercarlo per i prossimi 80 anni? È chiaro che devi inventarti qualche cosa per mettere fine a questa sceneggiata, e chiaramente il modo in cui l'hanno fatto è proprio classico di chi vuole mettere fine. Cioè il fatto che sia stato seppellito in mare senza neanche far vedere il cadavere ai giornalisti internazionali è veramente ridicolo. Insomma, mi ricordo i tempi quando Che Guevara negli anni 68-69 era il più grosso, era un po' l'equivalente di Bin Laden, era ricercato in tutto il mondo dalla CIA come il pericolosissimo rivoluzionario, e quando i militari boliviani lo presero, la prima cosa che fecero, e lo fecero vedere a tutti i giornalisti internazionali che c'erano in Bolivia in quel momento, dopodiché lo fecero sparire, perché giustamente era nella logica di non creare un santuario, quindi nessuno ha mai saputo dove sia stato sepolto, ma prima l'ha fatto vedere a tutti perché chiaramente era importante. Il fatto che non l'abbiano fatto vedere e che si siano inventati questa barzelletta della sepoltura in mare, che è un rito islamico. Cioè, tu pensa, il 90% degli islamici vive nel deserto a 400 km dal mare. Pensa se ogni volta che muore il nonno devi metterlo sul cammello e portare ad andare a seppellirlo in mare. È una cosa che fa veramente ridere. Fa ridere. Ridicola, assolutamente, sì. Questo perché, come ci hai ricordato spesso te, che sei un maestro del settore, più è grande la bugia, più è ingigantita e più la gente è ingannabile. C'è il grande, famosissimo proverbio, una citazione che io cito sempre, di Marshall McLuhan: i piccoli segreti sono i più difficili da mantenere, per quelli grandi basterà sempre l'incredulità della gente. D'accordo con te, Guido. Un saluto al grandissimo Massimo Mazzucco, lo risento con piacere qui da De David. Volevo chiedergli, in America il suo lavoro è stato apprezzato tantissimo, in Europa? Questa è una domanda che qualcuno sì, mi rivolge. Sì, Guido, l'ascoltatore Guido, che Andrea ti adorano, sì, i saluti scusa. Sono carichi di affetto, si parte dall'affetto e poi ci sono delle domande più specifiche. In America il tuo lavoro, dice Guido, è stato molto apprezzato, c'è stato altrettanto riscontro anche in Europa? Credo di sì. Stare calmo prima di dire che il mio lavoro è stato apprezzato in America, cioè all'interno di chi si occupa di 11 settembre sicuramente è stato apprezzato. Beh, credo in quell'ambito, Massimo, credo in quell'ambito. Sì, certo, ma... certamente, diciamo, ho costruito adesso un numero sufficiente di film e di documentari, tutti di un certo livello, io ritengo, e che quindi comunque, insomma, mi rendono anche più difendibile ogni lavoro rispetto all'altro, perché c'è una certa continuità, per cui sicuramente mi sento meglio di come mi sentivo qualche anno fa, quando iniziavo a fare documentari e non avevo ben idea di che cosa stessi affrontando. Però chiaramente restiamo al famoso pubblico di nicchia, cioè di gente che già si informa in internet, che quindi fa già parte purtroppo di quel misero 10-12-15% al mondo che ormai ha preso l'abitudine di prendere le proprie informazioni dalla rete e non più dalla televisione o dai giornali. Questo è importante. Ci tengo in modo particolare a tutte le persone, Marcello, oltre a Guida, ad Andrea, Alessandro, che adesso stanno sgranando gli occhi i ragazzi che ti salutano, anche perché sono i nuovi meravigliosi compagni dell'avventura su Radio Yes, la radio della città di Roma, sgranano gli occhi rispetto a tutto questo affetto, che è tutto meritato, ma è un affetto intellettuale rispetto al grande lavoro di Massimo. Io ho sempre scomodato Massimo Mazzucco, il quale in cambio non ha mai chiesto niente, se non io ho avuto in cambio la sua straordinaria partecipazione. Non chiedeteci dove si possono trovare i DVD di Mazzucco, si trovano unicamente andando su luogocomune.com ed è il sito ufficiale di Massimo Mazzucco. Se tutti noi oggi possiamo parlare, siamo cresciuti, abbiamo sempre più elementi validi per sostenere, suffragare le nostre tesi rispetto agli scettici, ai pensatori scettici, è grazie al lavoro di gente come Massimo, che sono pochissimi, una rarità. Questo lavoro si incoraggia solo acquistando il loro materiale, si mortifica scegliendo una strada diversa e infame. Quindi
quindi il nuovo secolo americano, la storia dell'11 di settembre, come andarono i fatti veramente in Canada. Saluto l'amico Marcello. Prego, prego, Massimo. No, se posso, mi approfitto per farmi un mezzo minuto di pubblicità. Devi. Un film veramente che ritengo il più importante di tutti da aver fatto, che si intitola Cancro, le cure proibite. Ho fatto una ricerca, questo 2 anni fa, noi non ci sentiamo credo da 3 anni, sì, più o meno. Sì. Ecco. 2 anni fa ho fatto una ricerca su, ho cominciato a scoprire che c'erano nella storia, c'erano state negli ultimi 100 anni diverse cure per il cancro apparentemente promettenti e anche confortate da documentazione valida, che erano state sistematicamente ignorate oppure comunque deformate o mal rappresentate su cui è stato gettato discredito mentre non lo meritavano, e ho fatto una compilation di quelle più importanti ritengo che sia un set di informazioni veramente utile per chi, purtroppo devo dire, per chi è a contatto con questa malattia o comunque conosce qualcuno. Purtroppo ormai siamo delle statistiche tali che è difficilissimo trovare una persona che non abbia, se non ha qualcuno nel suo giro di amicizia o di parentela, almeno una persona che ha il cancro, purtroppo. Certo. Ci sono delle statistiche che sono diventate ormai incredibili. Nel 1900 si ammalava mediamente una persona su 20 di cancro, negli anni 40 una su 16, negli anni 70 una su 10, siamo arrivati a una persona su 3 nel 2000 che è destinata ad ammalarsi di cancro nel corso della sua vita, e siamo quasi arrivati alla soglia di 1 su 2, cioè siamo 1, 2, 2 e mezzo di statistiche, per cui fra me, te e una terza persona qualunque, uno dei tre statisticamente è destinato ad ammalarsi di cancro nella sua vita, non a morire necessariamente, però a ammalarsi. Quindi è un problema importantissimo, enorme, e purtroppo quello che c'è sotto lo si può solo immaginare. Io ho cercato al mio meglio di descriverlo in questo documentario. Milli, grande Massimo, ti seguo attraverso Matrix, c'è stato 3 o 4 volte Massimo, forse la Matrix, e ti chiede qui Milli dove può trovare il tuo film, apre virgolette, quindi fa un punto, c'è un film, I veri potenti del mondo, i padroni del mondo, chiedo scusa, i padroni del mondo. Dunque, intanto premetto una cosa, io faccio i DVD e sono molto contento quando qualcuno li acquista per darmi supporto, però tutti i miei film sono anche disponibili gratuitamente in rete. Massimo aspetta, però lo dico io, questo ti fa onore. Io e Massimo non ci sentiamo mai, perché Massimo mi fai questa rubrica, ma ci manca, io sono felice come un bambino. I film di per chi può, con tutto rispetto, perché parliamo sempre di crisi, di una sfida impossibile che lanciamo al nostro bilancio familiare per arrivare a fine mese. I film di Massimo Mazzucco, per chi può fare un piccolo sforzo, li acquista a luogocomune.net. Se si autofinanzia gente come Mazzucco, se li scarichiamo in rete gratuitamente, tra un po' finiscono quelli come Mazzucco, dai. No, va bene, cioè ripeto, appunto, se uno poi vuole avere il DVD, vuole fare delle copie che sono autorizzate, chiaramente mi fa piacere, però la cosa più importante è mettere in giro queste informazioni, quindi io li metto comunque anche in rete gratuitamente, poi dopo, insomma, è la scelta di ciascuno, appunto, ognuno è libero di fare come vuole. C'è anche chi non può permetterselo, e quindi non è giusto che non abbia queste informazioni, magari, capisci? Sì, chi può farlo, ci mancherebbe, chi può farlo. Ecco, il film che citava Milli. E credo che si riferisca ai Padroni del Mondo, che è un film apparentemente fuori tema rispetto a me, perché si intitola è un film sugli UFO. Ma mi ha colpito questa cosa, infatti, quando... No, mi ha colpito moltissimo, ma devo dire, io fino a 3 anni fa non è che non sapevo niente, sapevo, ovviamente ho sentito parlare del problema degli UFO, però lo ritenevo una cosa, dicevo, ma sarà possibile, ma non mi interessava più di tanto. Poi vidi nell'estate del 2007, credo, Larry King, famoso conduttore della CNN, quello con le bretelle, famoso, che fece 3 puntate in un mese sul tema UFO e militari. E siccome io ho sempre rispettato moltissimo quel giornalista, ho cominciato ad approfondire, ho scoperto una questione veramente, veramente importante da questo punto di vista, cioè ho scoperto il lavoro di insabbiamento che è stato fatto dai militari americani a partire dal 50 ad oggi, rispetto al problema degli UFO. Cioè gli unici, il mio film non parla di omini verdi, gli unici omini verdi di cui si sente parlare nel mio film sono i militari. Infatti il titolo è